appena aperta la terza edizione del Salone dei Pagamenti, sempre più pubblico nell'area espositiva per scoprire le ultime novità e sale conferenze piene. Un segnale positivo per l'industria dei pagamenti? Sì, l'Associazione Bancaria Italiana e gli organismi di sua emanazione hanno promosso questo terzo salone, che è un grande successo, non solo di partecipazione, ma anche di clima, un clima psicologico che ha una consapevolezza di un'Italia, di un mondo bancario, finanziario, cosiddetto parabancario, competitivo, connesso, non indietro, non recalcitrante, ma molto efficiente, molto collegato a questo mondo globalizzato in cui bisogna essere qualitativamente e quantitativamente efficienti. Il mondo finanziario italiano è in alcuni casi addirittura nel gruppo di testa degli innovatori in Europa, come ad esempio per gli instant payment. Sì, nel senso che abbiamo delle società, che io non cito solo perché l'Associazione Bancaria è un'associazione generalista, che stanno diffondendo le loro capacità in tanti altri paesi d'Europa e non solo d'Europa. Perché quando gli italiani ci si mettono, hanno fantasia, capacità di innovazione, molta iniziativa e anche delle sensibilità umane. E di conseguenza bisogna avere un dialogo costruttivo in Europa e nel mondo perché le capacità italiane abbiano la possibilità di espandersi e di realizzarsi. Nel suo discorso di apertura del Salone ha detto: avanti con l'innovazione, ma attenzione alle regole. Oh, certamente. Noi dobbiamo combattere il disordine dell'anarchia di Neolandia e dei riciclaggi. Bisogna avere delle regole, non opprimenti, con qualcuno che le faccia rispettare. In Europa siamo avanti, perché l'Europa è costituita magari da un eccesso di regole, non da una carenza di regole. E chi vuole entrare nel mercato europeo quindi deve applicare le regole e subire anche la vigilanza. Penso che sia più facile per attori europei espandersi in mercati extraeuropei, perché abituati come siamo a regole molto forti, anche spesso invasive, andare in mercati molto meno regolamentati ci troverà molto competitivi, dovendo applicare meno regole altrove.